Loreno Landi e Riccardo Giannini. Testimonianze e riflessioni sul cerchio. Firenze 77. Edizioni mediterranee. Una sfida. Loreno Landi. In quel periodo non amavo la vita, mi sentivo come distaccato da tutti e da tutto, lontano, lontanissimo, dalle persone, dalle cose e dagli avvenimenti. Vivevo solo, senza nessun interesse, senza voglia di andare avanti, di proseguire quel faticoso cammino della vita quotidiana e peggio, senza nessuna speranza di cavarne le gambe. Certe sere, prima di prendere sonno, supino sul letto con le braccia incrociate sotto la nuca, tenevo gli occhi sbarrati nel buio ed era come se vedessi in quella tenebra il fondo della mia anima e del mio destino. Avevo vissuto troppo appassionatamente e subito più di una colossale delusione per non rimanerne dentro, scosso e sfiduciato. Sentivo di essere proprio un idealista senza ideali. Avevo battuto la testa duramente contro il muro della realtà concreta e me la ero rotta, letteralmente spaccata. Stavo scivolando giù per una china che presentivo pericolosa, ma non riuscivo a trovare in me la forza per risalire, per invertire la marcia. E dall'esterno chi può aiutarti in queste difficili situazioni dell'anima? Le cose stavano in questo modo quando un pomeriggio di primo autunno dell'anno, se ricordo bene 1960, mi venne regalato un libro ed insieme a questo anche un consiglio. Leggilo con attenzione e presto, non te ne pentirai. Promisi, e quella sera stessa, prima di andare a dormire, invece di perdermi ancora una volta nel mio fantasticare in nero, sedetti comodo in poltrona con tra le mani quel volume che mi era stato regalato con tanto calore. Si presentava come un libro dalla veste tipografica piuttosto modesta, non rilegato e cucito male. La copertina era di cartoncino leggero leggero, con sopra stampato a brutti caratteri un titolo, incontri. Vi mancava il nome dell'autore e anche quello dell'editore, poiché riportava soltanto stampato in piccolo il nome di una sconosciuta tipografia della città. Decisi comunque di incominciarne la lettura. Lo aprì ma già mi trovavo in uno stato d'animo particolare, sfiduciato e rassegnato ancora una volta ad una delusione. Ebbene, quel libro aveva l'incredibile pretesa di rispondere alle inquietudini dell'anima e di proporre un nuovo entusiasmo nei confronti della vita. Per te che sei sfiduciato, per te che non ami più la vita, per te che sei triste e via via avanti di pagina in pagina con questo intercalare. Lo lessi tutto d'un fiato fino all'ultimo, ci trovai quasi l'alba. Mi alzai dalla poltrona anchilosato, con tutte le ossa a pezzi e andai alla finestra per respirare un po' di aria fresca. Sopra i tetti della città si vedeva già un chiarore ed il primo splendore rosato del sole. Giù nella strada qualche auto si metteva in moto e partiva. Mentre preparavo e consumavo la prima colazione ripensavo con interesse a quella imprevista lettura. Certo, vi avevo notato più di un difetto e avevo dovuto inghiottire più di un boccone amaro per poterne proseguire la lettura fino alla fine. Il linguaggio era un po' logoro, stantio, c'era della retorica soffusa e spruzzata su ampi passi e capitoli, delle pagine enfatiche, argomenti non sempre interessanti. Sembrava che quel libro volesse parlare di cento cose insieme. Imbastiva In discorsi sui tarocchi, sull'Apocalisse, sui Vangeli, non dimenticava l'astrologia, l'occultismo, la scienza, le religioni, ma soprattutto sembrava tenere a parlare di Dio anzi, dell'assoluto, come precisava, e a dare di questo assoluto un'immagine diversa dal consueto, più difficile accogliersi con la mente forse, ma anche meno avvolta nel mistero. Per quanto mi riguardava però, era riuscito quel libro sostanzialmente a rispondere in modo abbastanza limpido e chiaro alle mie confuse domande esistenziali. Domande vecchie quanto l'uomo e forse senza risposte definitive, ma a parte gli uomini felici che questo genere di domande nemmeno se le pongono, gli altri poveretti quando le hanno in testa ed incalzano hanno pure bisogno di trovare una risposta.